Invece, secondo filone, che va ad integrare il tutto, abbiamo la fortuna, direi, ovviamente, la fortuna di avere con noi Virginio Longini, che è uno degli esperti che conosciamo, che almeno sta dentro questo tipo di mondo, ci aiuta a riflettere sui temi dell'intercultura, dell'integrazione. Io il libro che presentiamo stasera è Grammatica dell'integrazione. Io non ho niente da dire perché poi ti metto da parte dell'ultimo invitato a lui. E nel riflettere un po' sul tutto mi sono fermato sul termine grammatica. La grammatica, insomma, ce la stanno sbombardando quando siamo in secondo elementare, però poi alla fine capire che cos'è la grammatica non è facile. Allora, mi sono fatto aiutare da Treccani, che comunque insomma ha sempre un suo peso, e dice che la grammatica è il complesso delle norme che costituiscono in particolare il modo di essere di una lingua o di un dialetto, cioè il suo sistema fonematico, morfologico, sintattico, considerato nella sua totalità, come si riflette di volta in volta nelle singole espressioni. Questa è la definizione della Treccani o della Rispagna, insomma, però. Ma quello che mi ha colpito è questo insieme, no? Cioè, quando noi parliamo di integrazione, andiamo un po' a pezzetti, no? Il cibo che si mangia, le storie che raccontate, le parole che usate. No, quello che mi pare di capire invece, costruire una grammatica significa costruire un insieme nella sua totalità di modalità di comunicazione, di relazione, e nel leggere il libro io ve lo consiglio perché si legge bene, è un libro assolutamente leggibile e assimilabile. In questa lettura viene poi, nella semplicità e nella veramente visione ampia, come questa necessità di insieme sia fondamentale. Non possiamo pensare che l'integrazione arrivi o si viva solo in alcuni pezzetti del nostro vivere. Non viene solo a Natale quando sentiamo le poesie in un'altra lingua, non viene solo quando sono le feste folcloristiche dove mangiamo un cibo di un altro luogo, di un altro posto. Viene nel momento in cui nella quotidianità questo insieme, che è fatto di linguaggio di storie, assume una sua connotazione. Quindi ciò ci introdurrà in questa grammatica con l'aiuto di Ayaz, che io non presento perché è il più famoso di tutti noi, credo, però che di sicuro, almeno per tutte le volte che l'ho sentito, questo percorso d'insieme l'ha vissuto vivendo e può di certo diventare poi un elemento utile. Avremo poi Paola Piva, che con la sua esperienza di formazione ci darà un ulteriore momento, e poi chiuderà Massimo Soraci, vice direttore della Caritas, che tirerà piccole conclusioni, soprattutto ci dirà, come si dice sempre, come dicono i diaconi, andate in pace e cominciate a lavorare. Bene, quindi grazie, io do subito la parola a Ayaz e buon lavoro.